Oh, Sammy, mi spezzi il cuore. Il nostro circo non ti basta? Ma dai, loro hanno la giostra. Possiamo, signor Mendez? Certo. Andiamo. Ok ragazzi, prendo l'appuntamento con la donna barbuta. Chi mi segue? Grandi ricchezze, vieni, siediti. Ti dirò tutto del tuo destino. Vieni. Vengo a prenderti, ragazzino. Vengo a prenderti. Entrate, signori, entrate. Abbiamo il miglior spettacolo di mostri della città. Abbiamo il signor Pete Robinson. Abbiamo l'uomo senza arti. Abbiamo bambina Lulu, c'è Pete Robinson, l'uomo senza arti. Fatevi avanti! Assomiglia ad una grande giovenca. È una donna dal peso straordinario ed è così affamata che mangia polli interi. Da questa parte. L'uomo tatuato. I suoi viaggi per il mondo si vedono in ogni parte del suo corpo, dalla testa ai piedi. E ora, signore e signori, avvicinatevi. Una perversione della natura. Un uomo, se così lo si può chiamare, a cui Dio stesso ha voltato le spalle. Ecco a voi. Lo storpio! Oh, guarda, guarda! È così triste. Ma guardalo! Andate via. Tu sei magnifico. Ehi, come ti permetti? Che ti succede? Ehi, state calmi. Va tutto bene. È stata colpa mia. Mi sono avvicinato troppo, giusto? Buona serata. Datti una calmata prima del prossimo spettacolo, storpio! Ben fatto, Will. Ma cambiato idea, vero? Non volevi venirti ai loro spettacoli? Ma di che parli? Non sai niente. Era Mendez. È appena sputato sul direttore del circo della farfalla. Butterfly, butterfly. Tu mi fai morire, Will. Io ho fame. Un uomo, per così dire, a cui Dio stesso ha voltato le spalle. Ecco lo storpio!
Che bontà. Ehi, capo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno davvero delizioso. Molto delizioso. Eh già. Posso ballare con te? Grazie. Grazie. Poppy? Mi prendi il baule? È così pesante. Per te è più facile, hai così tanta forza. Ah! C'è morto sul camion! Cosa? Ehi ragazzi, guardate! Non è meraviglioso? Vieni a scaldarti un po' al fuoco, piccolo uomo. Sono Sammy, tu come ti chiami? Will. Ma dove sono le tue braccia? Sammy. Che c'è, mamma? Ora farà parte del nostro circo? Beh, forse sì. Aspetta un attimo, qui non abbiamo fenomeni da baraccone. Che vuoi dire? Ogni circo ne ha uno. C'è gente che verrebbe da ogni parte per vederci. E perché verrebbe, Will? Ma il tuo sarebbe differente. No. Non c'è niente di bello nell'esporre l'imperfezione di un uomo. Ascolta, Will. Noi siamo felici del tuo arrivo. E tu puoi stare con noi finché lo vorrai. Ma io dirigo un altro tipo di show. E ora, il miglior contorsionista che avete mai visto! Con grande piacere vi presento Anna, regina dell'aria! Lui è un uomo dalla forza inaudita! Maestro del trapezio volante, artista più anziano del vuoto, Poppy! Venite per solo due giorni, il circo della farfalla per solo due giorni! Buongiorno! A mio figlio piacerebbe salutare l'uomo più forte della città. Sono sicuro che papà è più forte, ma io vengo subito dopo. Wow! Anche lei è nel circo? No, non proprio. Oh. Ora andiamo. Tante grazie. Arrivederci. Hai visto, papà? Io un giorno sarò l'uomo più forte del mondo! Sarò forte come lui! Potrai fare quello che vuoi! Thank you.
Signore e signori, ragazze e ragazzi, questo posto ha bisogno di un po' di stupore. Oh, splendidi. Per come si muovono. Pieni di forza. Con quei colori. Che eleganza. Fantastici. E tu? Maledetto dalla nascita. Un uomo, se così ti si può chiamare, a cui Dio stesso ha voltato le spalle. Basta! Non dire così! Perché è questo quello che credi. Ma se tu solo riuscissi a vedere la bellezza che può nascere dalle ceneri. Per me vai bene, bambola. Ma sono diversi da me. Sì, però tu hai un vantaggio. Più grande la lotta, più glorioso il trionfo. Mamma, non trovo più il mio bruco. Dove sarà? Ma è proprio lì. Dentro il bozzo, lo vedi? Sta bene. E non lo riconoscerai nemmeno quando uscirà. Oh, wow! Ehi! Ehi, George! Papi! Ho bisogno di aiuto! Qualcuno m'aiuta! Ehi, George! Mi aiuti? Ehi! Dove vai? Ma che ti prende? Mi lasci qua? Credo che tu ci riesca da solo. Cosa? Pensi che mi alzi magicamente? Eh? Ehi, George, Poppy, com'è l'acqua? Facciamo il bagno! Guardate! Ehi! Oh!
Ehi, Will, fai il bagno? Will? Ehi, Will, sta annegando! Will! 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 Aspettate, aspettate! Lasciatemi! Riesco a nuotare! È vero! Come hai fatto? Siete testimoni, con i vostri occhi, di un'anima coraggiosa capace di sfidare la morte, salendo fino a 50 metri e saltando in questa piccola piscina piena d'acqua! Cosa da dire? Grazie. Wow, come ci è riuscito? Ha avuto paura così in alto? Mamma, posso provarci anch'io? Tesoro, tu puoi fare qualunque cosa. E si è fatto male colpendo l'acqua? Ci siamo, signori.